아디 푸르샤 브라만 바자미 고빈담 아디 푸르샤 브라만 바자미 고빈담 아디 푸르샤 Govinda, Adi Purusha, Namaha Jami, Govinda.
Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Vishnu Padaya Krishna Prastaya
Gaya Nitai Goranga, Nitai Goranga,
Yamuna Tiravanachari
vicino questa mattina. Grazie. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shinati Nadu Siddhi Vite Namini Siyati Vipadu Pada Siyani Madhya Yanta Lama Vipada Siyapadu Siyapadu Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shinati Achivati Vedanta Swami Vite Namini Namaste Sarasvati Deve Goravani Pracharini Nivisesya Swami Vadi Paschatya Vishatarini. Hare Krishna. Continuiamo la lettura della Srila Prabhupada Lilamrita, parte sesta, predicando in America, parte prima. Una squadra di 5 tecnici della televisione arrivò all'appartamento di Prabhupada, 4 donne e un assistente maschio. Naturalmente esse consideravano ciò essenziale. Mentre la squadra sistemava le luci e le attrezzature, Prabhupada sedeva serenamente al suo tavolo basso, mentre i suoi discepoli erano seduti sul pavimento di fronte a lui. Dapprima l'intervistatore chiese a Prabhupada di parlare delle sue proposte di soluzioni ai problemi dell'America. Paragonando la società al corpo umano, Prabhupada rispose che mentre tutte le parti del corpo erano importanti, Shishi Irada Raman Kijai, Shishi Gornitai Kijai, Shini Shinadeva Kijai. La testa lo era di più. Se la testa non funziona in modo adeguato, la persona, ossia la società, è pazza. C'è quindi bisogno di un addestramento per formare uomini di prima categoria. Dove si situano le donne in queste 4 classi? Chiese la giornalista. Srila Prabhupada ripeté doverosamente che la donna, essendo subordinata al marito, godeva di una posizione corrispondente a quella del marito. Le domande erano sfide. Pensi che io sia inferiore a te? L'intervistatrice faceva in modo che Prabhupada apparisse una persona condizionata da pregiudizi, ma egli esponeva soltanto pura filosofia. Dal punto di vista spirituale sono tutti uguali, disse Prabhupada, eppure metteva in rilievo ciò che distingue un uomo da una donna dal punto di vista materiale. Per esempio, disse, le donne possono generare figli, mentre l'uomo non può. È forse possibile per l'uomo avere una gravidanza? Intervistatrice, cosa accade alla donna che non è subordinata all'uomo? Prabhupada, si determina una spaccatura sociale. Per questa ragione nei paesi occidentali si presentano tanti casi di divorzio, perché le donne non accettano di essere subordinate all'uomo. Intervistatrice, che consiglio dai alle donne che non accettano di essere subordinate all'uomo? Prabhupada, non è un mio consiglio, è la conoscenza vedica che consiglia alla donna di essere casta e fedele all'uomo. Prabhupada riprese a discutere il punto che si riferiva alla gravidanza della donna, mentre l'uomo non ha questa possibilità. Come metodo naturale, appena una donna ha un figlio, chiede il sostegno del marito, altrimenti sorgono difficoltà. Intervistatrice, molte donne hanno figli, ma non hanno il sostegno del marito. Esse non hanno marito. Prabhupada, in questo caso devono dipendere dal sostegno di altri,
Non puoi negarlo. Il governo dà questo sostegno, ma si trova in difficoltà. Se il marito sostiene la moglie e i figli, il governo è sollevato dal gravoso contributo assistenziale. Così questo è il problema. Uomini e donne si uniscono, poi la donna è incinta e il marito se ne va. Così la donna poverina si trova in difficoltà con il bambino. Deve chiedere assistenza al governo. Pensi che sia una cosa buona? L'idea vedica è che una donna dovrebbe essere sposata a un uomo e l'uomo dovrebbe assumersi l'impegno della donna e dei figli in modo che essi non diventino un fardello per il governo e per il pubblico. Intervistatrice: cosa puoi dire alle donne che non hanno figli? Prabhupada: beh, questa è un'altra cosa innaturale. Talvolta esse usano i contraccettivi, esse uccidono i figli con l'aborto. Questa non è una cosa buona. Sono tutte attività colpevoli. Si deve poi soffrire per tali attività. Fu un'intervista molto calda. La giornalista femminista istigava sprezzante Prabhupada con le sue considerazioni offensive. Eppure egli rimase forte e alieno da compromessi, discutendo in modo da far risaltare le molte anomalie della civiltà materialista. Prabhupada non discriminava contro le donne come categoria e in effetti concedeva alle donne situate in coscienza di Krishna le medesime opportunità che dava agli uomini. Benché la giornalista interpretasse erroneamente le parole di Prabhupada, classificandolo come un maschio sciovinista, in realtà egli era compassionevole. Secondo la visione vedica, le donne devono essere protette dallo sfruttamento praticato su di loro dagli uomini. Prabhupada era consapevole che le sue parole non potevano essere apprezzate, ma egli continuava nella speranza che alla fine la verità avrebbe avuto il sopravvento e che le persone intelligenti avrebbero compreso. Il punto importante era la liberazione, non le posizioni sociali temporanee o sessiste. Dopo che la squadra televisiva se ne fu andata, Prabhupada continuò la discussione. Disse che la loro collera era il segno della loro sconfitta. Esse non volevano accettare la logica. Prabhupada: questa liberazione della donna non ha successo, ha causato un disastro. Quando le donne devono dipendere dai premi assistenziali del governo, il governo ricorre a una tassazione pesante a questo scopo. Se loro pensano che questo non sia un problema, che cosa si può dire? Se il marito ha cura della moglie e dei figli, questo problema è immediatamente risolto in modo del tutto naturale. L'uomo invece approfitta della donna e se ne va quando lei resta incinta. Così la donna e il governo si trovano in difficoltà. Devoto: e il figlio crescendo diventa un criminale. Prabhupada: sì, questo è un altro problema. Sì, esse non hanno una visione ampia. Per questa ragione dobbiamo prendere consiglio da Krishna. Stiamo diffondendo una conoscenza che insegna a prendere consiglio da Krishna e allora voi sarete felici. Satasvarupa: Srila Prabhupada, se parliamo di questi argomenti alla televisione e ai giornali e le persone si incolleriscono, se tutti si risentono, come è stato nel caso di quella giornalista, questa sarà una propaganda utile per noi? Prabhupada: no, allora cantiamo Hare Krishna. Tuttavia, nella Bhagavad Gita ogni cosa è discussa. Varna Sankara e uomini di prima categoria, di seconda categoria. Se volete dare un peso al movimento per la coscienza di Krishna, dobbiamo discutere, ma se essi non sono d'accordo, è meglio cantare Hare Krishna. Non discutere affatto. Se non siete d'accordo,
nell'ascoltare dalla Bhagavad Gita, allora cantiamo insieme Hare Krishna. È tutto. Questi argomenti però sono spiegati nella Bhagavad Gita. È detto che quando c'è una popolazione indesiderata e questa è in aumento, allora la situazione diventa infernale. Perciò, se vuoi aumentare il numero delle persone infernali, non discuterne, ma se pensi che è un problema, discutine. Satsvarupa. Come Brahmana dobbiamo essere veritieri. A Hong Kong ti chiesero cosa pensavi di quel guru che diceva di essere Dio. Ci dicesti che non eri riuscito a trattenerti e parlasti con chiarezza. Prabhupada, sì, dissi che era un grosso imbroglio. Cosa posso dire? E ora è stato provato. Come ho scritto nel mio libro Antimateria ed Eternità, questa escursione sulla Luna è infantile e anche questo è stato dimostrato. Ora non ne parlano più perché è stato un fallimento. Il mattino successivo Srila Prabhupada andò al Loyola Park per la passeggiata abituale. Mentre vi si recavano, un devoto lesse ad alta voce l'articolo apparso sull'edizione del mattino del Chicago Tribune. Perdonatemi se questa storia non è scritta bene, l'articolo diceva. Sono una donna, l'articolo continuava. Sua divina grazia, Chi Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il fondatore 77enne dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna, ha detto queste cose venerdì. L'associazione è dedicata alla pace nel mondo attraverso l'amore di Dio e l'abbandono di tutto ciò che è materiale. Lo Swami parlava seduto a gambe incrociate su un lussuoso cuscino circondato da fiori freschi, da microfoni e incenso che ardeva nella sala delle conferenze da lui affittata allo Sheraton Hotel di Chicago. Si trovava in città per prendere parte ad una parata di Krishna alle 13:30 di sabato sulla State Street su un carro decorato di fiori. Poi volerà fino a Filadelfia per altre celebrazioni e chiacchierate filosofiche. Guardava di tanto in tanto il suo orologio d'oro mentre spiegava la sua filosofia di vita. I suoi discepoli adoranti si inginocchiavano a fianco a lui. L'articolo continuava insinuando che Srila Prabhupada fosse un maschio sciovinista. Ha detto che le donne non figurano nel suo sistema di classi, se non come figli o mogli. Presumibilmente una donna non sposata non appartiene ad alcuna classe sociale. Srila Prabhupada rise sottovoce sul sedile posteriore dell'auto ed osservò: «È un fatto, è una prostituta, questo è tutto. Se fai una classificazione, lei è una prostituta, non c'è altra possibilità». Il devoto continuò a leggere. «Lo Swami ora vive a Los Angeles e istruisce i suoi seguaci in quella città. Ricavano i loro proventi dalla vendita di libri, di riviste e di incenso. Disse di avere circa 10.000 seguaci. Non ne abbiamo tanti, disse. È difficile infatti trovare uomini di prima categoria. È un peccato, infatti metà della popolazione è costituita da donne. Perciò non va poi così male, disse Prabhupada, offrendo la sua proposta positiva per le donne in coscienza di Krishna. La nostra tattica dovrebbe essere quella di educare uomini di prima categoria alla Gurukula di Dallas. Inoltre dobbiamo insegnare due cose alle ragazze: come diventare caste ed essere fedeli al marito e come imparare a cucinare bene. Se avremo queste due qualità, allora mi assumerò l'impegno di trovare loro un buon marito. Tentate di fare questo. Al parco Prabhupada fu raggiunto da altri gruppi di devoti. Seguito da vicina da una dozzina di discepoli ansiosi, egli procedette verso un sentiero che scendeva tra alti alberi ombrosi lungo la riva del lago Michigan.
poiché il sentiero permetteva soltanto a pochi di camminare affiancati, la maggior parte dei devoti si allargava sull'erba, cercando di mantenersi a distanza di ascolto rispetto a Srila Prabhupada. Un'educazione comune è sufficiente, diceva Prabhupada, A, B, C, D. Questa è un'assurdità, tanta educazione per diventare più tardi una prostituta. Per diventare prostitute non c'è bisogno di educazione, perciò alla guardia di Dallas non c'è problema. No, alla gurukula di Dallas, scusatemi, perciò alla gurukula di Dallas non c'è problema. Educate le ragazze a diventare fedeli, mogli caste e a cucinare bene, insegnate loro una cucina varia. Abbiamo tante storie di Damayanti, di Parvati, di Sita, grandi donne nella storia. Le ragazze dovrebbero leggere la loro vita, poi a 15 o a 16 anni si possono sposare. Se sono qualificate non vi sarà difficoltà a trovare un buon marito. Se una donna è casta, anche se non è dotata di una grande bellezza, vivrà bene accanto a suo marito. Perciò educatele in questo modo. Prima di riprendere la via del ritorno, Srila Prabhupada si fermò e suggerì di sedersi tutti sul prato. Un discepolo offrì il suo chadar di lana a Prabhupada e tutti i devoti si sedettero di fronte al loro maestro spirituale. Occasioni inattese e speciali come queste rendevano felici i devoti e l'opinione di una giornalista del Chicago Tribune sembrava una cosa marginale e remota. Spesso i devoti desideravano che tali persone potessero essere presenti in momenti come questi per rendersi conto che Srila Prabhupada era del tutto diverso da come loro pensavano che fosse. Srila Prabhupada continuò a parlare delle relazioni appropriate tra uomini e donne. Le donne e gli uomini devono vivere separati, disse. Anche questo è essenziale. Burro e fuoco devono stare lontani, altrimenti il burro si scioglie, non possiamo impedirlo. Devoto. Srila Prabhupada, in una spiegazione dello Srimad Bhagavatam, tu dici che ancora 50 anni or sono in India vi erano stanze separate tra uomini e donne nell'appartamento e il marito non vedeva sua moglie durante il giorno. Questa è anche la regola che dovremmo sviluppare nel nostro movimento? Prabhupada, sì, questo va bene, come risulta dall'esempio del burro e del fuoco. Bisogna stare separati quanto più è possibile, altrimenti il burro si scioglierà. L'uomo è il burro e la donna è il fuoco. Questa limitazione esiste anche se l'uomo è padre, fratello o figlio. Matra, Svara, Duitra, va. Si può ritenere che gli uomini non sentano l'impulso sessuale in presenza di una figlia, della madre o della sorella, ma gli Shastra affermano che vi è questa possibilità. Perciò non devono stare insieme. Si può pensare che questo sia un consiglio destinato ai mascalzoni, agli uomini di decima categoria, ma la linea seguente degli Shastra afferma che non è così. Vidvam samsam api karshati. Non si tratta delle decime categorie, quelle dei mascalzoni. Può capitare anche a uomini colti, di prima categoria. I sensi sono tanto forti che possono sviare anche lo studioso più esperto. Brahma fu attratto da sua figlia. Guardate gli esempi. Shiva fu attratto da Mohini Murti. Chaitanya Mahaprabhu disse: anche se guardo una donna fatta di legno, mi sento attratto. Prabhupada rise. Egli ci sta dando questa informazione per insegnarsi che è possibile. Possiamo andare ora? Tornando alla macchina, Prabhupada chiese notizie di Indira Gandhi e dell'India. Alcune tattiche politiche di Indira Gandhi erano diventate molto controverse e l'opposizione politica contro di lei era aumentata.
l'ultima notizia era che il suo regime era il suo regime di emergenza. Se Indira Gandhi vuole il mio consiglio, disse Prabhupada, posso farla rimanere al suo posto e lei farà un servizio, il servizio più grande per l'India. Immediatamente tutta la popolazione le offrirebbe sostegno. Quale sarebbe il tuo consiglio? Chiese Brahmananda Swami. Il mio primo passo consisterebbe nell'acciuffare tutti gli incettatori e nel distribuire liberamente i cereali. Immediatamente il pubblico si sentirebbe in obbligo verso di lei. Vi sono immense quantità di cereali accumulate che sono tutte accaparrate. Non sono venduti se il prezzo non è buono. Alcuni incettatori dovrebbero essere impiccati in modo che in futuro nessuno più faccia questo mestiere. La popolazione è affamata e Indira afferma di avere un programma per allontanare la povertà. Questo è il punto. Se lei potesse assicurare liberamente tutti i prodotti di consumo, l'intera popolazione la amerebbe. Gli incettatori dovrebbero essere puniti in modo esemplare, così questa situazione non si ripeterebbe. Tuttavia, per rimanere un leader, lei ha bisogno di una conoscenza spirituale, altrimenti ci sarà un altro disastro. Se vuole restare un leader, deve essere una persona spirituale, deve diventare una Vaishnavi. Filadelfia, 11 luglio 1975. Le accoglienze per Prabhupada erano di solito ampi e spontanei raduni. Poco prima del suo arrivo in città, con il suo convergere dei devoti e da altri centri, la popolazione del tempio aumentava grandemente, eccetto che per una manciata di devoti, la devota che preparava il pranzo per Prabhupada, gli uomini che sistemavano le ultime piastrelle nella sua stanza o stavano lavorando al carro del Ratayatra, tutti andavano all'aeroporto per accoglierlo. All'aeroporto Prabhupada era abituato a una grande fanfara, il ritmico suonare dei cembali a mano, il battito della meridanga e il canto in coro di 100 e più devoti felici. Solo se fossero diventati selvaggi e incontenibili, Prabhupada avrebbe obiettato. Altrimenti, come rappresentante di Krishna, sarebbe stato compiaciuto di vedere un'accoglienza così entusiastica, mentre accettava i fiori e gli omaggi come un viceré accetta il tributo in nome del re. Per sua grazia, l'elogio e l'adorazione andavano direttamente a Krishna. Così a Filadelfia, come del resto in ogni altra accoglienza presentata all'aeroporto, Prabhupada si sentiva soddisfatto. Con sguardi amorosi egli riconosceva i volti familiari dei suoi figli e delle sue figlie spirituali. Shri Shri Radha Raman ki jai, Shri Shri Gornitai ki jai, Shri Nishimadeva ki jai. I devoti si fermavano dinanzi a lui per mettere al suo collo ghirlande di fiori e anche i giornalisti si fermavano con le loro macchine da presa, i microfoni e i loro taccuini. Non andavano a offrire elogi devozionali a Prabhupada, eppure anche la loro comparsa era destinata a permettere loro di servirlo, dandogli l'opportunità di predicare. Una giornalista chiese: è stato detto che il movimento per la coscienza di Krishna è considerato da alcuni sessista o razzista per determinati atteggiamenti verso le donne e verso i neri, che sono stati delineati sia dai devoti che dalle scritture vediche. Vorrei che commentasse a questo proposito. La giornalista aveva parlato molto rapidamente e Brahmananda Swami aveva ripetuto la domanda a Srila Prabhupada. Sta dicendo che attribuisci ruoli inferiori alle donne e ai neri. Prabhupada:
Noi attribuiamo ruoli uguali da un punto di vista spirituale. Materialmente parlando, un uomo è servitore, un uomo è padrone. Com'è possibile evitare ciò? Pensa che tutti dovrebbero essere maschi e maestri e nessuno servitore? Da un punto di vista materiale, materialmente parlando, uno è padre, uno è figlio, uno è padrone, uno è servitore, uno è uomo, uno è donna. Come puoi porre un termine a questa situazione? Ma spiritualmente sono tutti uguali. Si trattava del medesimo argomento presentato a Chicago e delle stesse sfide. Giornalista, così ciò che accade materialmente non è importante? Prabhupada, materialmente esiste distinzione, ma quando si arriva a un livello spirituale, quando distinguiamo l'anima spirituale da qualsiasi altra cosa, allora tutto si equivale. Come lei è vestita in modo diverso con una gonna rossa e io sono vestito in modo differente, questa differenza è sempre presente. Ci sono tanti uomini e donne e tutti sono vestiti in modo diverso. Non puoi dire che sono tutti uguali dal vestito che indossano, ma all'interno del vestito gli esseri viventi sono tutti identici. Materialmente parlando facciamo distinzioni, ma non spiritualmente. Vorrei fare una domanda, disse un altro giornalista. Che cosa stai offrendo di così importante da determinare una risposta così emozionale da parte di tutte queste persone? Prabhupada, ciò dipende dal fatto che esse sono state educate spiritualmente. Noi siamo al di sopra del livello materiale, perciò non facciamo distinzioni tra chi è americano, chi è indiano, chi è nero, chi è bianco. Tali distinzioni non esistono. Tutti sono i servitori di Dio, va bene? Un altro giornalista ricordò che vi erano molti guru e domandò perché Prabhupada pensasse che il suo insegnamento fosse la verità. Prabhupada, perché noi diciamo la verità, non bluffiamo sostenendo di essere Dio. Conosciamo la vera posizione. Dio è grande e noi siamo i suoi servitori. La domanda era stata posta con l'attitudine tipica del giornalista, un'attitudine inquisitiva, irriverente, ma Prabhupada rispondeva con sobrietà, riflettendo sulla sua posizione in relazione a Krishna. Come potrei dire di essere Dio? Domandò e abbassò la testa. Noi no. Scusatemi. Non riesco a staccare la pagina. Noi non bluffiamo, diciamo la pura verità, perciò essa trae. Se racconto frottole, la cosa potrà continuare per qualche tempo, ma non durerà a lungo. Giornalista, la vostra celebrazione è per domani. Di che celebrazione si tratta? Prabhupada, celebrazione è per ricordare Krishna, il Signore. Egli visitò Kurukshetra, una località dell'India, con suo fratello e sua sorella. Per ricordare questa visita, noi osserviamo il Ratha Yatra. Srila Prabhupada entrò nella Cadillac che era stata noleggiata insieme con Kirtananda Swami, Brahmananda Swami e Ravindra Swarupa, il presidente del Tempio di Filadelfia. Così hanno presentato le stesse domande, disse Prabhupada, e le risposte erano corrette? Sì, disse Brahmananda, erano molto belle. Prabhupada, materialmente vi sono distinzioni, tu sei vestito in un modo, io in un altro, ma spiritualmente no. L'autista si rivolse verso il sedile posteriore. Se vuoi un po' più di aria dietro, c'è un interruttore là. Possiamo mettere l'aria condizionata, Srila Prabhupada, disse Brahmananda. Oh, va bene, disse Prabhupada, ma la condizione naturale è migliore. Essi aprirono il finestrino.
Prabhupada ricordò di essere venuto a Filadelfia 2 volte prima di allora. Nel 1969 era venuto da New York con alcuni devoti per tenere una lezione all'Università di Temple e ancora prima nel 1965, dopo aver lasciato Butler in Pennsylvania, era venuto all'Università di questo stato per un incontro con il professor Norman Brown. Ravindra Svarupa disse che egli era stato studente all'Università di Temple ed era iscritto nel corso di Swami Nikhilananda un anno dopo che Prabhupada aveva parlato da là. Ravindra Svarupa: gli studenti ti ricordavano, mi dissero che avevi chiesto a Swami Nikhilananda: così state studiando il Vedanta? Ma cos'è il Vedanta? Nessuno lo sapeva. Allora dicesti che Veda significa conoscenza e Anta significa fine. Perciò Vedanta significa il fine della conoscenza, cioè Krishna. Non l'avevano mai sentito dire prima, benché il corso sul Vedanta li occupasse per tante ore. Prabhupada: questa è la difficoltà. Le persone sciocche hanno assunto il ruolo di guida. Una persona priva di conoscenza ha assunto la parte di un maestro. Proprio così. Non conosce cos'è il Vedanta e legge il Vedanta. È una verità molto semplice. Veda significa conoscenza e Anta significa fine. Ci deve essere un fine supremo. Il metodo attuale invece consiste nell'andare avanti indefinitamente, senza arrivare mai alla fine. Non è così? Cosa ne pensi? Ravindra Svarupa: è un fatto, non vi è conclusione. Superarono un'ampia area piena zeppa di automobili fuori uso. Automobili, disse Prabhupada. Kirtanananda: questo è il fine della loro conoscenza, un ammasso di rifiuti. Prabhupada: sì, il loro tempo è speso nell'abbattere e costruire. Questo è tutto. Non si domandano perché abbattere e costruire, perché non permanente. Questa domanda non è mai sollevata, non possono rispondere. Pensano che questo abbattere e costruire sia la natura, ma noi diamo informazioni su un'altra natura, dove non si deve abbattere e costruire permanente sì. Essi non possono credere a una cosa di questo genere. Stiamo dando questa informazione, come rimanere eterni. Questo è il dono più grande per la società umana. Gli uomini vogliono vivere eternamente, ma non conoscono il modo. La loro energia è distrutta dalla costruzione dei grattacieli. Essi non sono molto seri per costruirsi il loro campo, il loro corpo eterno. In qualsiasi luogo, nei nostri incontri, ne parliamo, ma essi non hanno cervello per capire. Girarono attorno alle nitide curve tortuose lungo il fiume Shukil, passando dal parca. I devoti dissero a Prabhupada che esso conteneva un migliaio di acri di foresta. Prabhupada domandò a Kirtanananda Swami a che distanza si trovassero la New Vrindavana e cominciarono a parlare. Quando Prabhupada si informò dei griasta di New Vrindavana, Kirtanananda rispose: si stanno formando molte unità familiari a New Vrindavan, sono buone famiglie. Questo è essenziale, disse Prabhupada, la serena vita di famiglia, questo ci vuole. Il centro della ISKCON era una casa a 2 piani ristrutturata. La sala del tempio era gremita di devoti e altri devoti riempivano i corridoi cercando di vedere Prabhupada al suo ingresso nel tempio. Grazie per la vostra gentile accoglienza, disse Prabhupada dal suo seggio nella sala del tempio. I giornalisti mi hanno chiesto perché facciamo distinzioni tra uomini e donne, tra bianchi e neri. Ma noi non facciamo queste distinzioni. Srila Prabhupada spiegò che il tentativo di rendere tutti uguali materialmente sarebbe sempre stato un fallimento,
proprio come era un fallimento il tentativo delle Nazioni Unite di creare un'unità. La Bhagavad Gita afferma che una persona che ha una visione equanime riconosce le differenze tra i corpi, ma vede l'uguaglianza di tutti gli esseri dal punto di vista spirituale. Srila Prabhupada continuò: se facessimo una distinzione ingiusta tra uomo e donna, tra bianco e nero, come potremmo essere felici tutti insieme nel nostro tempio? Perché in realtà siamo tutti uguali a un livello spirituale. Io non dico che tu, essendo donna, non puoi diventare mia discepola, oppure che essendo nero tu non puoi essere mio discepolo. No, noi diamo il benvenuto a tutti. Quelle persone forse non capiscono che se vuoi arrivare al punto di vedere tutti con un occhio uguale, di trattare tutti allo stesso modo, bisogna arrivare al livello spirituale, alla coscienza di Krishna. Materialmente non è possibile. La meta deve essere una. Se vuoi fare distinzioni in modo artificiale, non durerà. Nel vostro paese, per esempio, i neri e i bianchi godono di uguali diritti, ma perché talvolta vi sono ancora lotte razziali? Perché tutto avviene a livello materiale? Noi pensiamo che l'uguaglianza diventa possibile quando si arriva al livello spirituale. Lo si può vedere praticamente qui. Mentre danzate e cantate, vedete che il ragazzo danza, il padre danza, il giovane danza, il vecchio danza. Potete constatarlo, tutti danzano e non stanno danzando in modo artificiale come cani, ma per l'estasi spirituale. Dopo il suo discorso, Prabhupada chiese se vi erano domande. Ravindra Svarupa: qual è la cosa migliore da fare di fronte allo scetticismo? Prabhupada: scetticismo equivale a furfanteria. I devoti ridono. Non dobbiamo interessarci della furfanteria, dobbiamo avere a che fare con l'intelligenza. Gli scettici non credono in niente, è tutto falso per loro. Sono insoddisfatti a tal punto da pensare che tutto sia falso. Non dobbiamo avere nulla in comune con uomini di questo genere. Che utilità c'è? Non è scetticismo. Che cos'è lo scetticismo? Ravindra Svarupa: è soltanto insoddisfazione. Prabhupada: perché mai si dovrebbe essere insoddisfatti? Noi diciamo che se ti elevi al livello spirituale sarai felice. Vogliamo liberare le persone dal livello dell'insoddisfazione. Talvolta l'insoddisfazione è tale da spingere al suicidio. Diciamo: perché sei insoddisfatto? Elevati al livello spirituale e sarai felice. Noi quindi non accettiamo la loro filosofia, il loro scetticismo, ma vogliamo liberarli dalla loro condizione di abbattimento. Questa è la nostra missione. L'essere vivente, l'anima spirituale, è felice per natura. Non vi è questione di insoddisfazione. Vedere in ogni luogo dipinti che rappresentano la vita di Krishna e vedere come tutti sono felici. Le gopi sono felici, i pastorelli sono felici, Krishna è felice, soltanto felicità. Dov'è l'insoddisfazione? Perciò innalzatevi a questo livello e anche voi sarete felici. Venite a Krishna, venite a danzare con Krishna, a mangiare con Krishna. Noi stiamo portando a tutti questa informazione. Che ragione c'è di insoddisfazione? Vieni a Krishna. Per questa ragione Krishna viene in persona per far vedere come egli è felice a Vrindavana e ci sta invitando: venite da me. Prabhupada continuò la sua estatica descrizione della felicità nella coscienza di Krishna e poi concluse: questo è giusto. Molte voci insieme risposero sì. Non vi era insoddisfazione o scetticismo in presenza di Srila Prabhupada. Srila Prabhupada era venuto a Filadelfia soprattutto per il Ratha Yatra. Fin dal 1970 i devoti avevano celebrato il Ratha Yatra a Filadelfia.
benché i primi festival fossero in proporzioni ridotte. Al primo festival i devoti avevano portato fuori le piccole divinità in processione su una scatola di sigari ben decorata. Avevano poi sistemato le divinità su un altare presso la riva del fiume Shuklin e avevano tenuto un kirtan mentre la gente faceva picnic e passeggiava là intorno all'ora del tramonto. L'anno seguente il festival era stato di maggiori proporzioni, con divinità alte circa 30 centimetri che viaggiavano su un palanchino. Non si trattava ancora di un festival ambizioso, ma Srila Prabhupada aveva manifestato il suo apprezzamento in una lettera. «Sono molto contento di apprendere che avete celebrato molto bene il festival del Ratha Yatra. L'anno prossimo potrete compiere la cerimonia regolare con il carro, come facciamo a San Francisco e a Londra. Sarà molto bello. Non importa se costruirete un piccolo, se ne costruirete uno piccolo, ma potete tenere un festival». Ravindra Svarupa era diventato il presidente del tempio subito dopo l'arrivo di questa lettera di Srila Prabhupada ed egli decise che ci sarebbe stato un vero carro del Ratha Yatra per il 1972. Così i devoti l'avevano costruito, un piccolo ma vero carro che fu trascinato in processione giù verso il Washington Square Park. Nel 1973 avevano costruito un carro più grande e i devoti di altre città erano venuti ad aiutare in questa occasione. Di nuovo Prabhupada scrisse: «Al Ratha Yatra devono esserci uno o tre carri. È una bella notizia sapere che una stazione televisiva si è interessata di fare un programma speciale per il festival del Ratha Yatra. Questi festival sono ottimi per mostrare alle persone in genere che la coscienza di Krishna è fonte di vera gioia. Ogni altra cosa è soltanto artificiale. I tuoi progetti per il Ratha Yatra sono ottimi». Nell'estate del 1974 Ravindra Svarupa aveva scritto a Prabhupada per informarlo delle attività di predica che si svolgevano a Filadelfia e aveva inviato alcune fotografie della loro divinità di Jagannath. Prabhupada era stato colpito dalle fotografie. «Voglio ringraziarti 100 volte per l'eccellente modo di adorare le divinità nel vostro tempio. Come posso capire dal colore delle fotografie che mi hai inviato? Fin dall'infanzia anch'io ho adorato il Signore Jagannath. Quando avevo 6 anni mio padre mi regalò un carro e io celebrai il Ratha Yatra nei dintorni della nostra residenza. Ora nel mondo occidentale voi state adorando il Signore Jagannath in modo sontuoso e questo fatto è motivo di grande piacere per me. Grazie di nuovo per il modo in cui hai condotto l'adorazione delle divinità al Tempio di Filadelfia. Per la cerimonia del Ratha Yatra dovrai continuare così e io vi parteciperò l'anno prossimo. Tu però devi continuare a celebrare cerimonie splendide per la gente di quella città. Sono sicuro che sarà un successo». Ci fermiamo. Grazie. Hare Krishna. Srila Prabhupada Ki Jai. Grazie. Srila Prabhupada.